Sono convinta che sia la canzone meno forte delle New Jeans finora. Ehi, bentornati! Oggi ci sono due uscite importanti, in realtà di questa me ne ero dimenticata perché non lo so, perché nella mia testa c'era e non c'era, io non sono brava con le pre-release song, poi me le perdo. Comunque, c'è l'uscita della collab tra Zico e Jenny e questa pre-release song delle New Jeans dell'album che uscirà a maggio, il loro comeback. E in un periodo decisamente complicato per il gruppo, decisamente complicato per tutti gli artisti della HYBE in generale, perché sono tutti trascinati nel mezzo di questa battaglia tra Adore e HYBE, e soprattutto difficile per le ragazze che spero che avranno il supporto di tutti, perché loro non c'entrano niente, nonostante siano state messe nel mezzo, nonostante abbiano cercato di attribuire loro delle responsabilità, sono comunque delle ragazzine che non sanno in mezzo a cosa si sono infilate, in mezzo a cosa le hanno trascinate. Io vorrei che le lasciassero fuori il più possibile, nonostante sia impossibile come cosa, e che davvero la HYBE rispettasse l'impegno che si è presa nel comunicato, ovvero dare la priorità alla loro salute. E le ragazze hanno bisogno veramente di tanto aiuto in questo momento, perché considerate che il capo della loro agenzia ha creato con loro un rapporto molto intimo, molto stretto, dove è quasi visto da loro o è visto da loro comunque come un parente. E non è facile avere da una parte un tuo parente che vedi che soffre e che sta lottando per, non lo so, un qualcosa, non so a loro come gli ha parlato della situazione, e dall'altra parte il tuo capo vero. Perché comunque la Adore è all'80% della HYBE, quindi sono loro i capi delle New Jeans. E non è che le New Jeans possono svegliarsi da un giorno all'altro e dire: bah, ciao, io me ne vado. No, perché hanno dei contratti che devono rispettare. Se non rispettano quei contratti lì, è un bel casino, raga. È un bel casino perché non ci sono nemmeno le motivazioni adeguate per il gruppo per andarsene. Comunque, fatemi sapere se volete un video dove parlo della questione. Non sarà un video facile da fare perché purtroppo io ho la mia posizione e cercherò, in caso cercherei di non far troppo prevalere in quel video, però la mia posizione ce l'ho e la mia posizione in realtà ce l'ho perché non mi è piaciuto il fatto che fossero coinvolti gli artisti, che si dicesse questo artista ha copiato un altro, quando quell'artista lì, quel gruppo lì, non ha alcun potere decisionale, non può fare niente, è l'agenzia che decide per lui. Quindi piuttosto di l'agenzia di questo gruppo ha copiato le New Jeans. Questo avrebbe senso. Non coinvolgere un gruppo, tra l'altro con ragazzine, in questo schifo, che tra l'altro questo coinvolgimento del gruppo ha portato e alimentato già l'odio, già l'antipatia che c'era nei confronti di quel gruppo lì. E trovo veramente ignobile fare uno statement ufficiale che sia praticamente un incitamento all'odio verso un altro gruppo. Quindi questa è la mia posizione. Poi, cercherò di essere imparziale, ma sapete che sono una persona molto emotiva, molto impulsiva. Comunque, basta chiacchiere, basta. Andiamoci a vedere questa pre-release song delle New Jeans, che appunto, tra le tante cose che l'HYBE, in realtà l'HYBE ha detto poche cose, comunque tra le poche cose che l'HYBE ha detto, aveva assicurato che il comeback non avrebbe subito variazioni, che ci sarebbe stato. E quindi vediamoci questo comeback. O meglio, non comeback, ma la pre-release song del comeback, che in realtà sarà un singolo album e, se non mi sbaglio, questa Bubblegum sarà la colonna sonora di una pubblicità, credo per cose per capelli, tipo per shampoo. Hein ci insegna a fare le bolle. Carina, tra l'altro, è anche al momento infortunata perché si è fatta una microfrattura al piede. Guardate Daniel con i capelli riccioli. Amori che sono però. Che masticano la chewing gum, essendo bubblegum. Mahani con quella parrucca. Comunque anche qua abbiamo un ritorno a certe estetiche.
come succede spesso nelle canzoni delle New Jeans, c'è cioè questa presenza delle estetiche anni 2000, di questa purezza, di questa freschezza. Niente, praticamente Daniele in tutto il video masticherà chewing gum. Anche la parte un po' repatina. Ah, un qualcosa di nostalgico già sentito. Oddio, sto per dire una... Tra di voi ci sono le persone più grandi. Mi ha ricordato... una sigla di qualcosa della TV italiana degli anni 90, tipo della Mediaset, che non so se era all'interno di un film oppure all'interno delle pubblicità, proprio questo fu 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 fu, questo rumorino qui e tutto questo mood. Aiutatemi, ce la possiamo fare? Aiutatemi. È qualcosa tipo che coinvolge magari anche Greggio, può essere che fosse un film, però... questi sound li ho sentiti nelle cose anni 90 italiane. È possibile? No, vi prego, aiutatemi. Sto facendo uno svarione assurdo. Anche qua il video è girato in maniera molto... da dare quell'impressione amatoriale, come se fosse ripreso, esatto, stavo per dirlo, da una persona con una telecamerina. Credo che ognuna di loro abbia un qualcosa diverso a livello di capelli, apposta per pubblicizzare meglio i prodotti. Perché c'è il prodotto per capelli corti, magari quelli per capelli ricci, quelli per capelli lisci. Guardate Hayden che sta facendo coniglietto. Si ricorda molto anche le estetiche, il video giapponese degli anni 90-2000. Più 90 forse, che poi sono le estetiche che c'aveva il K-pop di prima generazione, che si è ispirato al J-pop. Non è male come canzone, però è molto melenzina. E vi dico, tutto questo casino ha forse cambiato in me la percezione dei video delle New Jeans e non riesco più a godermeli come un tempo e vedo forse allarmante questo voler sottolineare per forza l'immagine giovane e pura del gruppo. E questa estetica così forzata in tutte queste scene, ad esempio, dove loro sono vestite da scolare e così libere, fresche nella spiaggia, non lo so, non le vedo più con gli stessi occhi di prima, le vedo con delle red flag intorno, quindi non lo so. La canzone non è male, è uno dei soliti bop alla New Jeans, però per il momento, al primo ascolto, credo che sia la canzone più debole delle New Jeans finora. Questa parte invece mi sta piacendo molto. E ecco alla fine che ci fanno desiderare tantissimo di prendere il loro lightstick. Epilessia subito, così al momento. Carine, piccole.
Mi sono piaciute molto le sensazioni nostalgiche della canzone. L'ho detto, c'ha un qualcosa della TV degli anni 90 italiana, ve lo giuro, non sono pazza. Però allo stesso tempo, davvero. Però sì, sono convinta che sia la canzone meno forte delle New Jeans finora, forse perché è una canzone che è stata fatta di proposito per una commercial. E ci sta che per una commercial sia più tranquilla, però abbiamo avuto altri esempi di canzoni fatte per pubblicità che sono state più efficaci. L'unica cosa è che il contesto, in un senso, era la sigla delle Powerpuff Girl, quindi doveva essere bella carica. In un altro contesto era l'inno delle finali di League of Legends. In un altro contesto ancora era la pubblicità per l'iPhone, però era più che altro un music video, quindi era diverso. Qui effettivamente dovevi anche quella della Coca-Cola comunque era più ritmata. Qui capisco che si voglia vendere shampoo, comunque prodotti per capelli e non potevano fare di certo qualcosa di più aggressive o più bubbly. Merita comunque la sufficienza, ma credo che sia la prima canzone delle New Jeans che valuterei sotto il 7. Non è per me un bop. È una canzone carina, ma nulla di più. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se volete, ditemi anche qualcosa della questione New Jeans. Fatemi sapere anche se volete un video dove parlo di quella questione lì. Ci vorrà un po' di tempo e dovrò scrivermi delle cose. E spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!